Sono trascorsi 161 anni dal giorno in cui la guerra celeste ebbe inizio. Un conflitto che vide schierate le divinità e le loro immense armate in una lotta di supremazia che finora non ha decretato vincitori né vinti. Laon, dio del sole, è caduto prigioniero delle tenebre. Prima di essere inghiottito dal buio e dare così inizio all'era della notte eterna, riuscì a sacrificare parte della sua luce e del suo calore, offrendolo alla luna, che da allora brilla di luce propria. Il tempo sul mondo di Neir è scandito dalla luna. Quando essa è alta in cielo, le città e i suoi abitanti sono in piena attività. Neir è comunque un mondo freddo e inospitale, dove la vita resiste solo grazie agli influssi benefici della magia emanata dal fuoco di Kurash, in cima alla vetta delle anime. Senza la magia, il gelo sarebbe insopportabile e ogni forma di vita cesserebbe di esistere. La nostra storia ha inizio a Mandulias Rock, la grande metropoli a nord del lago delle quattro braccia, nel mondo di Neir. Non c'è niente di meglio di un pasto caldo e un letto soffice dopo una settimana di viaggio su una nave squattrinata per riprendere le proprie forze. Nella bettola delle vecchie ciò è ancora possibile. Una delle migliori taverne del quartiere dei bassi fondi, almeno così dicono, gestita da tre simpatiche vecchiette che, tuttavia, tengono in riga qualunque avventuriero si trovi a dover soggiornare presso la loro struttura. In particolare, la nostra attenzione deve concentrarsi su un gruppo di tre persone sedute ad un tavolo. Non hanno neanche avuto il tempo di riprendersi, che il fato ha voluto intrappolarli nuovamente nella sua ragnatela. Una donna, dai capelli lunghi e biondi e dalla pelle candida. Una Willowy, razza nobile la sua, e lei lo è ancora di più, in quanto sacerdotessa di un culto ormai quasi del tutto sparito, quello di Laon, il dio del sole. Il suo nome è Runa. Una possente figura incappucciata siede alla sua destra. Per quanto ci provi, non riesce del tutto a nascondere il suo aspetto bestiale. Li chiamano Urakian, questi umanoidi con marcati tratti ferini. Il nome di questo feroce guerriero è Asuk. Infine, con il braccio appoggiato ad un grosso martello da fabbro, troviamo l'ultimo membro del gruppo, un hobgoblin dedito al suo lavoro e ai divertimenti, con un piccolo difetto. Tende a spendere qualunque moneta abbia in mano. Il suo nome è Merekratos, un gruppo certamente che non passava inosservato. Infatti, una donna molto giovane, in un'armatura scintillante, si avvicinò al loro tavolo e, dopo essersi identificata come l'ufficiale della guardia cittadina, Zakara, offrì un lavoro ben retribuito ma di estrema segretezza. Anche se un poco riluttanti, i tre avventurieri la seguirono e questa li condusse dal procurator Alexis, il comandante della caserma presente nei bassi fondi. Dovete sapere che, poco tempo fa, il conciatore di pelli Roardus Masa è stato trovato morto nella sua bottega. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che l'incasso della giornata era presente, come anche la mercanzia. Il fatto è reso ancora più anomalo dalla sorte toccata al disgraziato signor Masa. Infatti, miei cari, all'uomo sono stati rimossi mani e piedi. Un atto disgustoso che farebbe pensare ad un omicida sociopatico. In effetti, l'uccisione del conciatore è l'ottava che avviene in questo popoloso distretto dei bassi fondi, almeno negli ultimi tempi. Anche alle sette vittime precedenti erano state rimosse alcune parti del corpo, fra cui lingua, occhi, eccetera. Le vittime svolgevano professioni di varia natura, ma comunque legate alla scuoiatura e alla preparazione di animali. Nello specifico, tre macellai, due allevatori, un cacciatore e appunto un conciatore di pelli. In ciascuno dei casi, i militari hanno riscontrato la presenza dell'incasso e di altri beni presenti nelle botteghe e anche nelle case delle vittime. Dunque, se decidete di accettare i 200 imperiali d'oro e quindi di investigare su questa faccenda, esigerò da voi la massima segretezza. Non voglio che andate in giro a spaventare nessuno o a creare più problemi di quanti non ne abbia già. Siamo intesi? Le indagini dei tre sarebbero iniziate proprio dalla conceria
Il luogo non aveva molti indizi, qualche pelliccia qui, qualche utensile là, poche cose fuori posto, era tutto troppo perfetto. Ma i nostri cari amici non sono certo degli sprovveduti. Merecratos, scostando i tendaggi di una mensola, vide una strana boccetta di liquido, la quale iniziò ad emanare una luminescenza arancione nel momento in cui venne esposta alla luce delle lanterne. E poi, come il bagliore della luna che riflette in una valle oscura, un luccichio sul pavimento attirò l'attenzione di Asuk. Una spilla di vetro. Ottima fattura. Certo, vale un sacco di imperiali. Cosa ci faceva in quel tugurio? Le domande cominciavano a essere diverse e parte delle risposte certamente sarebbero state fornite proprio dai corpi dei poveri sventurati. Quindi, voi siete appunto appena usciti dalla bottega delle pelli, state correndo. Ok, mi giro verso i miei compagni e dico, mi raccomando, cerchiamo di prendere delle stradine meno trafficate, perché venendo qui avevo visto che in una zona, e ve la indico, c'erano più persone, che poi praticamente era la strada quella che dava sulle altre botteghe della strada principale. E cercando di fare il più piano possibile, cerco comunque di sgattaiolare e fargli cenno, sperando che non facciano eccessivamente casino. Ok, riuscite tranquillamente a sgattaiolare il più velocemente possibile, anche perché comunque riuscite a sfruttare le zone d'ombra che ci sono, considerato appunto sempre la luna alta, però i palazzi fondamentalmente riescono a darvi comunque quel minimo di protezione, cioè quella protezione che vi permette comunque appunto di correre indisturbati lontano da occhi indiscreti. Poi, dopo un po', riuscite effettivamente a trovare l'indicazione di una struttura che appunto è quella dell'obitorio. È una struttura veramente tanto grande, con delle specifiche appunto indicazioni che, diciamo, trovate generalmente per strada. È questa struttura molto alta, fatta interamente di pietra grigia. È molto molto blando, cioè non è, ovviamente non è un palazzo particolare, quindi. La luna in questo momento è un po' più alta nel cielo? Sì. Ok, quindi c'è anche un po' di attività all'interno di queste viette. Sì. Però ovviamente non in tutte, quindi qui bene o male riuscite anche a essere un po' più, cioè nessuno va nell'obitorio o comunque in una zona tendenzialmente vicina adesso, perché non ci sono delle strutture, dei negozi o dei palazzi particolari. Ok, ma riusciamo a capire se all'interno dell'obitorio ci sono delle luci, c'è attività, oppure tipo è tutto spento? No, ci sono delle luci, riuscite a vederle tranquillamente senza alcun bisogno di un tiro. Ok. Allora io guardo Asuk e Runa in quest'ordine e estraggo il nostro editto che ci è stato donato non molto tempo fa dal magister di questa città. Sì. Beh, con questo dovremmo poter entrare senza troppi problemi. Sì, effettivamente sì, quindi direi di presentarci in maniera, non dico troppo ufficiale e pomposa, ma comunque abbiamo il diritto di stare qui. Asuk si limita a incrociare le braccia e fa un colpo con la testa in verticale. D'accordo, quindi mi ricontrollo un attimo le tasche, sento che io ho ancora la pilla preziosa che ho avvolto all'interno di un fazzoletto che appunto abbiamo trovato nella conceria, dopodiché ci penso un attimo. Marek, la boccetta invece l'avevi tu, giusto? E ho lo sguardo di una della serie, oddio, non dirmi che l'ho persa. Io ti guardo tipo all'interno del mio zaino e so perfettamente che non dovrei avere la boccetta e ti riguardo. No, dovrei averla lasciata a te. Un momento. Invece che nelle tasche, cerco nel mio borsello, la esco fuori e dico ok. Mi sembrava strano averla data a uno dei due e vi guardo tipo ok, ce l'ho ancora io. E mettendola tipo un po' più in alto,
dato che avevamo già visto che con la luce faceva praticamente refrazione, immagino che adesso che la luna è più alta sia ancora più luminescente. Sì, adesso che... Allora, quando l'hai uscita fuori dalla tasca, in realtà era di un colore comunque sempre abbastanza smorto, come se fosse stato un normale liquido. Nel momento in cui l'hai alzata in alto, l'hai messa proprio in direzione di un raggio di luna, comunque in prossimità della luna, hai visto che quasi immediatamente la fluorescenza derivante dal composto che c'è all'interno di questa boccetta, immediatamente è diventato luminescente, fluorescente, appunto, di questa colorazione tendenzialmente arancione, appunto. Ok. Io nel mentre vorrei... Vai. Okay. Io nel mentre vorrei aggrottare il naso. Sì. E voglio tendermi verso la struttura dell'obitorio. Voglio concentrarmi sugli odori che percepisco. Non tanto quello... chimico, anche se era quello principale nella conceria, però qualsiasi cosa che non sia esattamente quello di questa boccetta, che era comunque molto intenso. Perfetto, non ti faccio fare neanche un tiro, anche perché le tue capacità, diciamo, animalesche ti permettono di avere un olfatto molto più acuto rispetto agli altri. Essenzialmente quello che senti è un terribile odore di muffa, di puzzo generico, ovviamente anche di putrefazione. E lo senti proprio tutto attorno nell'aria. Più muffa in realtà, però si sente. Riesci a distinguere i vari odori. Vedete Azuk che ha chiuso quasi le palpebre per qualcosa di abbastanza disgustoso che riuscite a vedere chiaramente sul suo viso. Non dice alcunché. Probabilmente qualcosa che si aspettava di sentire. Non c'è stupore sul suo viso, quantomeno. Ok, allora allungo la mano e busso alla porta principale. Il bussare è già all'interno della struttura, veramente molto... si sente l'eco all'interno. Dopo un po' sentite dei passi abbastanza veloci arrivare dietro la porta si spalanca e vedete questo uomo abbastanza piccolo, riconoscete essere un vecchio halfling, che vi guarda, fa una sorta di sorriso, anche se in realtà non riuscite a comprenderlo se non per una smorfia che fa nel viso, in quanto è quasi senza denti. Buonasera e buona luna a voi. Cosa vi porta nella mia casa, nel mio regno, nel mio obitorio? Mi giro verso Mere, che ha bello l'editto con le autorizzazioni, e dico: stiamo svolgendo delle indagini, io e i miei compagni. Come può ben vedere, ti faccio tipo cenno di avvicinare il foglio, siamo stati autorizzati in maniera ufficiale a venire qui e svolgere le indagini. Svolgere delle indagini. Vediamo un attimo. Tendo il foglio bene davanti al muso, quasi proprio a spiaccicarglielo addosso. E in realtà le mie mani sono abbastanza unte, quindi il foglio si è già un pochino sporcato. Me lo sto tenendo. Non importa. Lui lo guarda molto rapidamente. Poi è come se automaticamente andasse in fondo al documento dove c'è la firma del procurator, appunto, e il timbro. Sì, va bene, sembra tutto a posto. Prego, entrate pure nella mia umile dimora. Grazie. Ed entriamo. Entrate. Vi fa arrivare, appunto, vi fa attraversare tutta una serie di corridoi. Vedete che all'interno c'è poca illuminazione, c'è freddo sempre, ma probabilmente deriva non solo da fuori, ma proprio perché essendo un obitorio generalmente viene utilizzato ovviamente per mantenere le salme il più a lungo possibile. Prego, ditemi pure, le indagini immagino riguardino i famosi corpi che sono stati ritrovati negli ultimi mesi, specialmente uno a quanto pare, negli ultimi giorni. Già, mi guardo un attimo attorno. A parte noi, siamo da soli o c'è anche altra gente che sta lavorando all'interno? Per quello che state vedendo siete voi soltanto.
Ci sono diverse, alcune porte che sono delle stanze che sono aperte, ma non vedete nessuno, ci sono delle, cioè, le luci non sono accese, e invece altre sono accese, ma le porte essenzialmente sono chiuse. Ok, guardo un attimo i miei compagni, e mi rivolgo a lui dicendo: quanto possiamo essere discreti o indiscreti nel parlare più o meno liberamente qui? Beh, io sono il... chiamiamolo titolare di questo meraviglioso luogo, quindi tecnicamente io vi posso dare tutte le autorizzazioni possibili per entrare e fare quello che è necessario. D'accordo, allora, noi sappiamo che i corpi sono arrivati a essere 8. Ci chiedevamo se era possibile vederli eventualmente per effettuare ulteriori indagini a livello medico e sapere anche voi cosa avevate trovato e se per caso questa, ed esco fuori la boccetta, appartiene al vostro obitorio. Lui la guarda un attimo, cioè come se tutto quello che avessi chiesto prima non gli interessasse, proprio va immediatamente a guardare la boccetta. Beh, sì, generalmente la utilizziamo noi per imbalsamare e per un trattamento precedente alla cremazione. Scusatemi, dove l'avete trovato? Quindi lo portate in giro quando andate a prendere i cadaveri? No, un attimo, questo rimane qui, no, altrimenti non avrebbe molto senso portarlo fuori. Noi l'imbalsamazione e poi la cremazione la facciamo qui dentro, quindi... Faccio un passo in avanti e mi curvo su di lui per guardarlo direttamente negli occhi. È possibile invece che lo vendiate? Noi non vendiamo queste cose, anche perché non andrebbe bene per... Non andrebbe bene per gli affari. Una sorta di monopolio? Beh, è così che funzionano gli affari. Mi ritiro su e faccio un passo indietro. Quindi questa roba comunque costa abbastanza o è difficile da trovare? Beh, più che costa abbastanza, in realtà è... cioè, ci vuole un bel po' di tempo per farla. Sì, in effetti è costosa. È fatta con uno specifico fungo che proviene da un luogo di cui non posso assolutamente fare il nome. È un luogo segreto, mi è stato chiesto ovviamente questo dal produttore. Quindi comunque, in ogni caso, serve principalmente a noi, quindi non vedo il motivo per cui dovrebbe servire a qualcun altro e di conseguenza non avrebbe senso. A questo punto però mi domando com'è possibile che sia uscito fuori di qui. Ah, non lo so. Avete per caso un archivio? Tenete nota di delle quantità che avete, se avete boccette? Gli mostro, sempre tenendolo in mano, sì, in modo tale che non me lo levi, gli mostro la targhetta. Avevamo visto che c'era scritto qualcosa di sbiadito, qualche simbolo, ma non eravamo riusciti a capire bene che cos'era. No, non si riusciva a comprendere. Vorrei capire se lui invece lo riconosce. In teoria il nome del prodotto, in questo momento non mi ricordo come si chiama. No, di solito io non faccio questo lavoro, io ormai mi occupo di affari. Comunque, dicevate, volevate vedere appunto questi cadaveri, no? Sì. Ok. Faccio un passetto indietro. Mm-hmm. Prego, faccia strada allora. Lui comincia a fare strada. Nel mentre che seguiamo questa persona, mi avvicino a Runa e, portando la mia bocca vicino alle sue orecchie per non farmi sentire, esclamo: forse sarebbe meglio chiedere dove provengono effettivamente questi ingredienti. La segretezza non ci aiuta. No. E se non è qualcosa che hanno creato loro, allora l'ha creata, diciamo, la nostra preda. Può essere. Sta di fatto che già questa è la seconda persona che mi
puzza, voglio dire, anche l'ufficiale, ma l'avete visto benissimo la reazione che ha avuto quando gli abbiamo fatto vedere la spilla. Non lo so, è come se ci fossero una serie di tasselli che non vogliono farci trovare di proposito, e questo di certo non aiuta con le indagini. Non amo i sotterfugi. Dovesse richiedere la situazione una mano più violenta, basta che mi fai un cenno. Alzo gli occhi al cielo, perché tanto finisce sempre in quel modo. E ti faccio sì col capo. Speriamo che non ce ne sia bisogno. In caso potresti chiedere tu stesso al nostro piccolo amico se conosce il venditore. Magari puoi farlo cantare senza stenderlo prima. Era più o meno quello che ti stavo suggerendo. Però i miei metodi, lo sai, sono più decisi. Beh, a volte far venire un po' di strizza a qualcuno aiuta a fargli sciogliere la lingua. Come ben sapete, io sono quella più diplomatica e tranquilla. Nel frattempo che parlate, a un certo punto lui vi fa entrare in un'enorme stanza che vi sto assolutamente mostrando in questo momento, dove vedete appunto che ci sono diversi strumenti. È proprio una stanza generalmente adibita per la sutura, per l'imbalsamazione, tutte ste robe. Quindi con, vedete, tutti questi contenitori, oggetti di sutura, liquidi vari ed eventuali di imbalsamazione, tutto ciò che riguarda, cioè tutti quegli strumenti che permettono di aprire eventualmente un corpo, cioè tutti questi strumenti che sono ovviamente tipici. Io appena entro, cioè mi si spandono gli occhi come un gatto super contento e inizio a frugare ovunque, cioè io mi lancio veramente sul primo mobiletto senza alcun ritegno e guardo tipo gli strumenti, i bisturi, guardo quanto sono affilati, quanto sono precisi, se c'è qualche strumentino magari un po' particolare, oggetti di vario genere, o più immerso in questa cosa, in questa ricerca, dimenticandomi di ogni cosa. Vedendo questa cosa, più che altro cioè, prima eri tipo un bambino che stava andando a guardare tutto, poi a un certo punto, quando vedi la qualità e il modo in cui sono stati mantenuti questi oggetti, specialmente le lame o anche gli strumenti che vengono utilizzati appunto per sezionare i corpi, eccetera, rimani sbalordito, perché sono veramente messi male. Sono anche con, non solo con muffa, anche con, sono ossidati, hanno tracce di sangue rappreso, tutte cose così che veramente fanno rabbrividire, cioè. Allora, se fossi un barbaro in questo momento andrei in ira. Io andrei in ira se fossi un barbaro. Infatti, cioè, vedete che la mia pelle è già rossa, ma se possibile diventa ancora più rossa per la furia. Mi avvicino a passo pesante verso il tizio, prendo il mio martello da guerra, gli lo punto sul petto schiacciandolo contro una parete. Sembra questo il modo di trattare gli strumenti di lavoro? Beh, io l'ho detto sempre a loro di utilizzarli con un po' più di rispetto, un pochettino più di conservarli, di pulirli, di sterilizzare, che non lo fanno. D'altronde nella maggior parte di questi corpi e finisce lo smaltimento dei rifiuti, non tutti riescono a mantenere, a permettersi di avere il corpo qui. Non mi interessa di quei maledetti corpi. Questi strumenti sono quelli che vi fanno lavorare e devono avere il rispetto che si meritano. Va bene con loro. Va bene, però no, schiacciarmi la testa, ti prego, io ancora sono molto giovane. E tipo, vedi che, cioè, prescinde da tutto, alle rughe pesanti, i capelli quasi mancanti, cioè. Io volto lo sguardo leggermente verso Runa. Non è servito neanche che mi arrabbiassi io. Scuoto la testa proprio toccandomi le tempie. Però Mere ha ragione, cioè, a parte il fatto che lui lo fa più per gli strumenti che per i pazienti, però così che diavolo vogliono trovare? Cioè, è ovvio che con tutte cose sporche può esserci contaminazione, si possono
perdere delle prove, proprio vi vedete un po' rassegnata alla cosa. E nel mentre, evidentemente, non ho capito se lui vuole parlare con gli attrezzi o con chi usa gli attrezzi, perché con lui non si sa mai, che forse si mette a parlare con gli oggetti. Intanto vorrei avvicinarmi al corpo per vedere di fare una sorta di autopsia, vedere come è combinato. Ah, ovviamente, immagino che all'interno ci sia già abbastanza puzza. Sì. Quello che farò è mettermi praticamente un fazzoletto sul naso, giusto per evitare di esalare troppi effluvi del cadavere, anche perché ci avevano detto che era già qualche giorno che l'avevano trovato. Sì, un paio di giorni. Sì, 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 un paio di giorni. Sì, fai la prova che ritieni appunto più necessaria. E comunque vi dico anche già che ci sono principalmente quattro salme al momento in quella stanza. La prima è quella di una ragazza, che dove c'è appunto una targhettina dove c'è scritto tubercolosi. Okay. Ognuno di loro ovviamente ha delle targhettine identificative. E una donna anziana dove c'è un punto interrogativo. E poi una figura molto più grande, che diciamo dal volto riconoscete essere un mezz'orco, che ha una parte scoperta nella zona del fianco sinistro, bella suturata, però comunque là c'è un po' uno schifo, che probabilmente appunto è morto, c'è scritto attraverso, c'è una coltellata. Coltellata. Esatto. E poi il coperto rispetto a tutti, c'è scritto appunto pellettiere. Okay. Ok. E anche lì c'è scritto, scusami, perdonami, anche lì c'è messo il punto interrogativo. Ah, certo, ok. Comincerò ovviamente dal signor conciatore, che è conciato male, anche perché la prima cosa immagino che noto è quello che ci avevano detto, ovvero che gli mancano mani e piedi. Sì. Perfetto. Quando lo scopri già lo vedi automaticamente che mancano queste parti, sì. Ok, allora ti faccio una bellissima prova di medicina. Allora, quello che mi interessa capire è effettivamente la vera causa del decesso, quindi se i tagli alle mani e ai piedi sono avvenuti post mortem o se il fatto che gli hanno reciso gli arti l'ha fatto dissanguare, quindi è morto per questo motivo. Mm-hmm. È principalmente questo, la vera causa della morte, quindi prima cosa che faccio è controllargli gli occhi e fori principali del viso, quindi orecchie, naso, bocca, per vedere se ha qualcosa incastrato in gola, e controllare se ha tipo segni di strangolamento piuttosto che lividi in punti del corpo principali che possono aver causato ematomi, traumi e cose del genere. Ok, ti dico già che abbastanza velocemente, scoprendo un po' il corpo, vedi un po', effettivamente ha dei segni, ci sono dei segni di dei lividi, quindi probabilmente attribuibili ad una colluttazione. Non ci sono segni ulteriori di coltellate, colpi, strangolamento, nulla. Però vedi abbastanza chiaramente che i segni nelle mani, nella zona dei piedi, effettivamente sono stati fatti in maniera molto precisa. Non riesci a capire che ti... bello netto. Sì. Ok. Più che netto, è fatto bene. Quindi è come, okay, se è stato fatto proprio un taglio, cioè sono stati fatti anche dei tagli, però con una lama molto sicuramente ben affilata. Ok, e di qualcuno che sapeva cosa stava facendo. Sì, probabilmente sì. Ok, ma non riesco a capire... dai lividi... Mm. E dalla parte, diciamo, dei moncherini. Sì. Teoricamente si riesce a capire dal grado di colore, di presenza del sangue, soprattutto dagli ematomi, se c'era tanto sangue, quindi se sono stati fatti, sì, sì, pre-mortem, e quindi colluttazione sicura. Ti rispondo di sì. Perfetto. Però... Era ancora vivo. Era ancora vivo, quindi molto probabilmente è morto dissanguato. O anche magari di infarto, a seconda della paura, esatto, può creare questa, questo coso. Ok, certo, perché
tra la colluttazione e la perdita di sangue, poverino, ok. Quindi era anche per capire se magari era stato utilizzato un metodo specifico. Sì. Infatti mi girerò verso, diciamo, il piccoletto e gli dirò... anche gli altri cadaveri avevano segni di colluttazione, lividi e cose simili, oltre che parti del corpo recise, come ci avevano detto? Lui ti guarda un attimo, tipo guarda a destra e a sinistra. Sì, sì, che io ricordi, sì. Ha ancora i cadaveri? No, non li vedi. Io mi giro verso gli altri due, tipo... E che ne avete fatto, scusatemi? Poi a un certo punto, dopo tanto tempo, cominciano a creare qualche problema, c'è poco posto, puzzano e quindi si... quindi vengono distrutti, no, è ovvio, poi... Ci sono delle tecniche, sia a livello, diciamo, più medico-scientifico, sia grazie a... alla magia per tutelare i corpi. Mentre Runa sta sporgendo la sua obiezione, io vorrei guardare attentamente le gestualità del corpo per vedere se ha qualche tic che lo tradisce. Ti dico di fare appunto un tiro di intuizione con vantaggio, proprio perché a prescindere lo vedi già che sta tentennando, quindi ha proprio questo, ecco, cioè neanche c'è bisogno, cioè va bene così Asuk, quindi allora intanto, per rispondere a quello che dice Runa, lui si mette poco più avanti prima che tu fai questa azione, Asuk. Lui ti dice, Runa, senti ragazzina, proprio così precisamente, senti ragazzina, tanto comunque finiscono a concimare i campi, tanto vale, cioè, utilizzarli, cioè, nel senso, tanto vale, che serve tenerli qui? È un'indagine, per un'indagine, io posso capire le altre persone che magari dopo un tot di tempo che non siete riusciti a trovare la causa del decesso, e va bene, magari c'è qualche malattia particolare che non volete trasmettere. Ma quelli di un'indagine, ora, dico, ci sono, ve lo posso assicurare, in quanto io per prima sono una sacerdotessa, ci sono degli incantesimi appositi per evitare che il cadavere si decomponga. Senti, mi pagano una fame, quindi perché avrei dovuto tenerli qui? Avrei sprecato tempo? Ci sono tanti altri poveri corpi che vogliono il nostro trattamento, eccetera. Nel frattempo che loro stanno parlando, Asuk, tu vedi palesemente che lui è come se a un certo punto stesse cominciando a sudare. Probabilmente, ovviamente, suda freddo. Io vorrei sfruttare questo tempo che prende per fare anche un'altra cosa. Vorrei passare vicino alla parete. Sì. Ci passo quattro dita per tastarla. Mm-hmm. E vorrei capire se anche questo... è uno stabile particolarmente vecchio, come è stata la conceria. Sì, abbastanza vecchio, sì. Okay. Comunque sei sicuro al 100% che stia nascondendo qualcosa? Okay. A quel punto mi avvicino ai due e faccio un passo oltre Runa dandole solamente uno sguardo. Mi metto vicino a questo in modo da avere un tavolo proprio dietro di lui. Se c'è un po' di spazio, sì, tra la sua schiena e il tavolo, faccio qualche passo in avanti per farlo retrocedere leggermente. Sbatte. Lo guardo dall'alto al basso ed esclamo: vecchio, tu ti definisci un uomo di fede? Non vado al catechismo da un po' di tempo ormai. Io sì, io mi definisco... un Urakian di fede. Posso mostrarti il mio simbolo sacro? Senza aspettare la sua risposta, estraggo per la prima volta la mia spada. Vedete questo enorme spadone fatto d'ossa, la cui parte superiore è tutto dentellato, frastagliato. Lo stringo a due mani e lo sbatto sul tavolo dietro di lui. Adesso basta cazzate! Parla! Fuori la verità! Ti prego, non uccidermi, per favore! Ti prego,
sto cercando di intimidirlo. Cioè, considerata la stazza, considerato il 20, cioè, considerato la cosa che avete fatto prima sulla minaccia, cioè, sulla cosa che ha detto Runa, sul fatto che l'hai detto prima, quindi, diciamo, le intuizioni che state avendo, neanche te lo faccio fare il tiro, perché comunque è abbastanza evidente, anche perché tu sei tipo 2,5 metri di coso, lui è 80 centimetri di pura schifosità, quindi capisci bene che non c'è neanche bisogno di fare nulla. Che cosa vuoi che ti dica? Allora, facciamo che parlo io. Lo prendo dalla collottola e lo alzo per metterlo sul tavolo. Aiuto! Aiuto! Cosa? I corpi, dove sono? So che stai dicendo cazzate. Secondo, dove prendete gli ingredienti? Un attimo. Allora, i corpi... c'era un accordo tra me e il pellettiere, e il conciatore. Io gli fornivo i corpi. E lui non so che cosa gli faceva. Quindi ti sto dicendo che quel boccettino era a tutti gli effetti del conciatore. E vicino con uno di quei bisturi pieni di muffa e schifo che hanno tralasciato lì. E inizio a passarglielo leggermente di piatto, non con la lama, sulla guancia. Immagino che sia ancora lì bloccato sotto sì. La presa di Azuk. Negli ultimi mesi gli abbiamo fornito giusto un paio di corpi. In realtà non sono mai stati trasferiti al cimitero per seppellirle o per cremarle. Avevamo questa specie di accordo. Lui mi forniva... Mi mandava delle persone per avere compagnia e io gli fornivo questi. Sono tanto solo. Sono io che tipo comincio ad avere dei conati. Non mi sembra un delitto così tanto grave in fondo. Ho soltanto accettato un po' di compagnia. Vabbè. Lasciamo perdere questa parte dell'accordo che non ci interessa. Voi fornivate cadaveri dall'obitorio al conciatore? Sì. Persone? Cioè, sì. Non so che la risposta è sì, però era proprio per sottolineare questa cosa. Io mi giro verso gli Runa. Altri due. Io estraggo la spilla che abbiamo trovato all'interno della casa del conciatore. Questa spilla estremamente bella e di valore elevato. Su quale cadavere hai trovato questa? E gli faccio vedere la spilla allo schifo. In realtà nessuno ce l'aveva. Almeno io. No, io non. Lo giuro, non ce l'aveva nessuno. Io però so dove potete. So dove potete andare per questa spilla. Io lo so, lo sanno un po'. Sanno tutti più o meno. Queste cose così delicate e dettagliate le sa fare soltanto la vetreria. La vetreria, dov'è la vetreria? Che qui vicino, fate proprio 400-500 metri sulla sinistra, vedete questo enorme posto, c'è fumo, okay. Tanto... Molto... Sì, zitto, una cosa, proprio lo guardo, è molto importante. Avete fornito al conciatore anche i cadaveri delle persone mutilate, quelli che appartenevano all'indagine? Lui sta zitto, ti guarda tipo... ecco... Io... Oh no! Sì... Io proprio mi giro verso gli altri due, scioccata. Ok. Sì. L'ultima cosa, sì. Vi posso dire chi ritirava i cadaveri, chi li ritirava. Però se voi non mi fate del male, vi prego. Guarda, la tua vita è già così abbastanza inutile che meriti di viverla, quindi stai certo che non ti faremo niente. Io chiamate la guardia, almeno mi mettono in arresto, quello è quello che mi merito.
No, finché non abbiamo finito le indagini. Tu hai paura? Beh, ti sembra di non avere paura se questo coso così che mi tiene? Non di loro. Sì, a parte di loro. Perché vuoi essere portato dalle guardie? È la prima volta che io sento qualcuno che vuole essere consegnato alla giustizia. Beh, di solito quando qualcuno ha compiuto un reato è così che funziona, no? Hai paura che ti venga a prendere qualcuno? No! Ho paura che voi mi uccidiate tutto qua. Sentite, non possiamo chiamare le guardie. E no. Tu non devi assolutamente parlare con l'ufficiale. È promesso. E andrà tutto bene. Riguardo tutti e due, facendovi segno, un'intesa con lo sguardo, per dire che se sto qua parla con Zakara, la nostra indagine potrebbe essere... Sì, assolutamente, ti faccio proprio cenno di sì. Comunque... Non parlarne con nessuno. I cadaveri venivano ritirati da un goblin. Ovviamente con qualcuno che lo aiutava, certamente lui non poteva, era pure zoppo. Chi è questo goblin? Come si chiama? O dove possiamo trovarlo? Questo io non lo so. Davvero, non lo conosco. Va bene. Per caso aveva qualche altro corpo da ritirare che magari non dava soltanto al conciatore? No, che io sappia no. Questa cosa non... Cioè, mi giro verso i miei compagni, non mi piace proprio per niente. Proprio per niente. Dopodiché guardo la faccia del conciatore, non è sfigurata, giusto? No. Ok. Guardo il goblin e gli faccio... Ma... siete sicuri che questo è veramente il conciatore? Chi è che ha effettivamente riconosciuto il corpo? O semplicemente l'avete trovato all'interno della bottega e quindi avete pensato che fosse stato... che fosse lui? No, beh... lì lo conoscevano tutti. Perfetto. E chi delle persone che lo conosceva in maniera stretta effettivamente riconosciuto il corpo? Beh, i suoi colleghi, qualche amico lì. No, su questo siamo certi che sia lui. Lascio la spada conficcata nel tavolo e mi dirigo verso il corpo del conciatore, estraendo un'accetta. La porgo con la punta, in modo anche delicato, verso il viso. E all'altezza più o meno della mascella voglio tentare di praticare una piccolissima, leggerissima incisione, sia mai che ci hanno fatto qualcosa alla faccia. No, anche guardando bene non vedi che ci siano delle cicatrici o qualcosa che ti faccia pensare in realtà che il suo viso sia stato sostituito. Non c'è nulla al riguardo. Dato che me ne intendo di magia, posso supporre che se fosse stato, diciamo, trasmutato e una volta ucciso sarebbe comunque tornato alla sua forma originaria. Sì, anche perché comunque il tempo, la morte, il fatto che lui abbia, Asuk abbia fatto questo taglio, cioè non è mutato. Doveva ritornare. Sì. Ok, mi giro verso di voi e vi faccio... Allora, intanto dobbiamo andare immediatamente alla vetreria e capire a chi apparteneva la spilla. Dopodiché io ho delle ipotesi, ma penso che le abbiate anche voi, ma ne parlerei fuori di qui. Rinfodero l'accetta, rinfodero il mio spadone, faccio un cenno di assenso verso Runa. Gli ingredienti invece? Beh, quelli provengono da non lontano da qui in realtà. Giusto una cinquantina, sessantina di chilometri e ce li facciamo portare qui. Beh, troppo distante per interessarci. È nella Valle delle Quattro Braccia. Là ci sono ovviamente tutti gli oggetti che possono... D'accordo, abbiamo capito. Siete una persona veramente riprovevole e sicuramente pagherete per i vostri peccati. Bene. Erano solo affari. Mettilo giù, per favore, prima che...
L'ho già mollato da un po'. D'accordo, andiamo. E sappi che se tu direi qualcosa, noi lo sapremo. E come vedi, io sono la più calma dei tre. E se ti prometto io che tornerò a prenderti, figurati loro due. Mentre facciamo qualche passo per uscire, anch'io mi giro e lo guardo per un'ultima occhiataccia. Tornerò a verificare che gli strumenti siano a posto. Stasera. Va bene, va bene. Lui comincia a prendere immediatamente uno degli strumenti e comincia tipo a lucidare, a sistemare, a pulire. Sono molto soddisfatto di questa cosa e per me sta diventando una persona migliore. È nel processo di diventare una persona buona. Ok, allora, mentre ci stiamo avviando verso la vetreria, mi giro verso di voi e vi dico: se c'era una cosa che non mi aspettavo minimamente è che gli altri cadaveri delle indagini fossero passati sotto le mani del conciatore. Io... doveva essere soltanto una vittima, ma a quanto pare adesso c'è un motivo perché è una vittima. Sì, potrebbe essere che l'assassino l'abbia ucciso perché stava in qualche modo violando i cadaveri che lui stesso aveva già consacrato, forse a una divinità o a qualche altro suo sacrificio. Non lo so. Non lo so. Ci sono troppe ombre su questa vicenda. Tutto quello che posso dire è che forse l'ufficiale è più implicato di quello che sembra. Yeah. La considerazione che ha fatto Mer è stata corretta. Perché prendere tre tizi qualunque in taverna per fare questo lavoro? E poi perché se forse... questo gioiello è così facilmente riconoscibile anche da un tizio come lui, perché ce l'ha tenuto nascosto? No, quella donna sicuramente ha le mani in pasta con qualcuno. Già. Man mano penso che vi state dirigendo comunque verso la zona della vetreria. Subiamo questo denso fumo di cui parlava, giusto? Sì. Dico, stiamo attenti perché non vorrei che di punto in bianco ci addossassero colpe che non abbiamo. Non potrebbe lo so, essere, puzza, potrebbe essere anche questo il suo intento. Hai ragione, Asuk. Stiamo attenti. Dopo un po' giungete appunto in questo grosso, diciamo, spiazzo, questa piazzale enorme, dove al qui, possiamo dire, quasi centro, c'è una struttura che vi sto appunto per mostrare, come potete appunto ben vedere, con una fornace, all'esterno diversi strumenti. C'è ovviamente, lo sentite già da lì, c'è molto caldo. Ma la cosa che vedete è che all'esterno ci sono diverse figure che stanno lavorando. Sono bambini. A un certo punto, mentre state proprio per arrivare, vedete una figura, questo uomo abbastanza alto e... vecchio, che vi sto appunto per mostrare, che urla in maniera pesante nei confronti di questi ragazzi. Ancora non avete finito? Avanti, prima che vi colpisca di nuovo con la frusta. Do un'occhiata a Runa, le sue vesti, e poi in modo un pochino provocatorio esclamo: quanta bassezza alla luce del sole. Vedi che io scuoto proprio il capo e in maniera automatica porto la mano al simbolo sacro, appunto quello di Laun con il sole, e mi vedete veramente triste. Nel corso delle nostre avventure e disavventure ne abbiamo viste parecchie, ma questa no, ed è una cosa che mi colpisce particolarmente. Mi vedete abbastanza provata e quasi in automatico costo un po' il mantello per far vedere meglio le vesti da sacerdotessa, e a passo deciso, guardando i miei compagni della serie,
spalleggiatemi, mi avvicino verso quest'uomo, non dico con fare minaccioso, ma comunque con appunto una faccia abbastanza contrita. Ok, nel frattempo sentite uno schiocco di frusta e l'urlo di un ragazzo che è stato appunto appena colpito, del lì in terra. Non vedete ovviamente la ferita, ma sicuramente è stata veramente tanto pesante. Lui vi vede arrivare, avvolge immediatamente la frusta, la mette dietro. Buonasera, prego, in cosa posso esservi utile? Lo guardo proprio con una faccia sprezzante e gli dico: sì, certo, buona luna a lei. Guardi che abbiamo visto benissimo cosa stava facendo. Beh, nulla che mi venga impedito in fondo. Certo, vedremo fino a quando. Lei è il proprietario? Certo, l'unico e solo. Dovremmo parlare in privato con lei, adesso. Prego, ditemi pure. Loro non sentono, non parlano, non dicono nulla. E se dovessero farlo... beh, chi lo sa. Vedete che stringo palesemente i pugni. E se io sono incazzata, significa che la situazione è veramente brutta. Runa, senti una mano pesante sulla tua schiena appoggiarsi molto delicatamente. Sono lì al tuo fianco e ti guardo con un sorriso abbastanza beffardo. Su, via, mia cara, non te la prendere. Anch'io sono cresciuto così. Ho lavorato per tantissimi anni sotto un padrone. Guardo questo tizio così sicuro di sé. E come vedi, ora sono qua a parlare come un suo pari. È bastato poco. Io e i miei amici abbiamo ucciso tutta il padrone e la sua famiglia e ce ne siamo andati. Lui sbianca. Ragazzi, non preoccupate, c'è un futuro anche per voi là fuori. E lo dico rivolto a tutti gli schiavetti della fabbrica. Allora, facendo questa cosa, Runa, tu che ce l'hai davanti, guarda Mere con disprezzo, quasi con odio. Lo vedi anche, già che lui è bianco di suo, però è come se lo vedessi ancora di più sbiancare. Intendo il vetraio. Però tu, Mere, quando, e anche tu, Azuk, quando, avendo, cioè, stando un po' più indietro, vedete che i ragazzi, che alcuni sono proprio piccoli, avranno 6-7 anni, non di più, altri proprio un po' più grandi, sto parlando di 10 anni, li vedi quasi gioire a quello che hai detto, come se fossi una luce. Ma come se voi, se tutti e tre foste proprio una luce, Azuk, per quanto scuro sia, cioè, nel senso, a livello di pelle, cioè di pelo, vedete proprio che i loro occhi si illuminano quasi di speranza. Runa, senti una mano che si infila nella tua bisaccia. Vedi che sto prendendo il sacchettino dei miei soldi. Sì. Ne prendo un paio di monete, di imperiali, e lo rimetto nella tua bisaccia. Mentre Mer ha detto la sua frase e state intrattenendo appunto il vetraio, io mi piego verso il ragazzino che ha preso la frustata. Ok. Allungo una mano, ma non è per toccarlo, è quella con i due imperiali, che appoggio di fianco a lui. E guardandolo esclamo: se vuoi evitare la frusta, comprati una spada ed impara ad usarla. E mi rialzo. Lui, sofferente, prima che ti rialzi, ti fa un senno, un cenno di, diciamo, di ringraziamento. Lo vedi anche che lacrima. Faccio un respiro profondo. Siccome io non sono solita parlare con la feccia, prendo, proprio glielo dico in faccia, prendo la spilla, la passo a Mer, dato che ha fatto quel discorso della serie ci parli tu, e
rimanendo ovviamente in modo tale, tanto siamo lì, lì vicino, quindi penso che riusciamo comunque tutti ad ascoltare e casomai intervenire, gli passo la spilla e gli dico: prego, caro mio, dato che adesso potrai parlare con un tuo pari, o forse no, perché sarebbe offensivo nei tuoi confronti, svolgi tu l'interrogatorio che io mi occupo un attimo dei bambini. E scostandomi vado con cura ferite, vado a sistemare tutti i bambini che comunque vedo messi male, partendo da quello che si è preso prima la frustata, e lascio fare a loro l'interrogatorio. Ok. Bene. Prendo quindi la spilla in mano, la faccio girare un attimino, la osservo attentamente, facendo sì che anche il suo sguardo ricada su di essa. Beh, il lavoro comunque qua dentro viene svolto con una certa finezza. Sono tue le mani così abili che hanno creato questo oggetto? Beh, io fabbrico un mucchio di oggetti di questo tipo. Non posso certo ricordarmeli tutti. In ogni caso, sì, sembra proprio di ottima fattura. Questo vetro sembra incredibilmente leggero. Molto ben dettagliata la finitura, lo ammetto. Potrebbe essere opera mia, ma non lo so. Dove l'avete trovata? Senti, qua che domande, forse non l'hai capito, ma siamo io e il mio amico a fartele. Quindi ti prego solo di rispondere il più in fretta possibile per farci togliere il disturbo. D'accordo? Quindi riguardalo meglio e dimmi, l'hai fatto tu? Che è più un'affermazione che una domanda quella che gli faccio. Beh, qui il lavoro è veramente intenso. C'è tanto da fare. E sinceramente continuo a non ricordarmi quello che ho fatto. Non mi ricordo a volte che cosa mangio fino a qualche ora prima, figuriamoci se devo ricordarmi di qualcosa che magari è stato creato un mese, due mesi, tre mesi, cinque mesi fa. Sarà veramente un peccato dover comunicare al Magister che non sei stato collaborativo. Per cosa? Un vero peccato. Beh, vi ho detto che non so se quell'oggetto è mio o meno, potrebbe. C'è un'incisione che reca la mia firma? Ti prego, dimmi qual è la tua firma. Beh, intanto il mio nome è Yanis. Vedi forse una scritta lì, Yanis? La osservo più attentamente, in realtà l'ho già guardata a lungo. Ma non c'è, non c'è. Non c'è. Runa e Azuk, più Runa perché è molto vicina. Quando Mere ha estratto la spilla, Azuk, tu hai visto che i bambini è come se avessero cominciato a, cioè, guardarsi un attimo tra di loro e a sussurrare qualcosa. Runa, tu il ragazzo che stai curando, che comunque adesso è seduto, vede un attimo la scena e vedi come se i suoi occhi esprimessero terrore. Ok. Oltre che curarli, pian piano cerco di rimetterli a posto, tipo li aggiusto un attimo i vestiti, i capelli, in maniera molto dolce, e guardo i bambini e gli faccio: piccoli, voi sapete a che appartiene quella spilla? Loro ti guardano, guardano in basso. Facciamo un gioco, volete giocare con me? Loro non rispondono. Facciamo così. Se sapete di chi è la spilla, vi toccate la punta del naso. Se non lo sapete, l'orecchio destro. Lui fa questo gesto tipo a grattarsi il naso. Lo fa solo lui, giusto? Perché stai parlando più con lui, gli altri si sono ovviamente un po' distanti. Un po'... Ok. Vai, Mere.
Così faccio fare anche pure, cioè, faccio finire il discorso a lui, intanto tu hai recepito questa cosa. Ma no, in effetti qui non c'è il tuo nome da nessuna parte. Sarà stato sicuramente qualcuno più in gamba di te a creare questo oggetto. D'altronde sei vecchio, sei debole, la tua vista ormai fra molti acciacchi. Non sono sicuro che tu sei in grado di forgiare vetro così buono. Voglio puntare un po' sul suo orgoglio, sulla... un tipo comunque abbastanza, mi sembra, pieno di sé. Lo immaginavo. E infatti quando gli dici questa cosa dici, quindi vedo che tu te ne intendi. E comunque qui in questo buco di città non c'è nessuno meglio di me. Artikos, mi dicono che sia molto meglio di te. Quello? Seriamente? Beh, chi l'ha detto non aveva uno straccio di capacità intellettiva per poter distinguere. Scusami, abbiamo sicuramente sbagliato a venire qui. Lancio la spilla in alto, che inizia a roteare un pochino in aria. Questa è sicuramente opera sua. La riprendo al volo. Vedi che lui ha proprio... stava per dire qualcosa, ma ha le labbra serrate. Cioè proprio... Bene! Mi avete fatto perdere abbastanza tempo. E io non pago questi... scocciatori da 4 soldi per non fare nulla. Men che meno per stare a sentire le vostre boiate. Quindi, avanti, via! E voi continuate di nuovo a lavorare. Vedete che i bambini si alzano. Runa, il bambino che hai curato, si mette accanto a te tipo per ringraziarti con la mano, si mette molto vicino e ti sussurra delle parole. Io so questa spilla, io lo so chi è, chi gliel'ha data, e tornerà stanotte. È un goblin. È zoppo. Sì. E poi si stacca la mano perché già sta perdendo tanto tempo. Ok. Mi allontano, faccio un sorriso ai bambini e li benedico nel nome del mio Dio per infondergli la forza di cui hanno bisogno per andare avanti. Perché... se potessi io rimanere lì, mazzerei di botte il tipo e cercherei di risolvere la situazione, ma se per prima non metto a posto questo tassello, magari con quello che troviamo riusciamo a far chiudere questa merda. E quindi con questo pensiero fisso faccio la mia benedizione. Vedete che mi si illuminano praticamente le mani, così come se creassi una sorta di fiamma per far risplendere di luce la zona attorno ai bambini. E finita la mia benedizione, che in questo caso faccio in draconico, quasi per sottolineare la mia discendenza, mi congedo, il tizio non lo calcolo completamente e vado verso i miei compagni e dico... sì, andiamo, che abbiamo già perso abbastanza tempo. E vi, con lo sguardo, tipo, vedete che sgrano un attimo gli occhi, come a dirvi: andiamo, che devo dirvi qualcosa. Master, se me lo concedi, vorrei prima aver preso quel bisturi che avevo utilizzato per minacciare il goblin dell'obitorio, lasciarlo cadere adesso, tipo qua vicino alle mani di un bambino, cioè magari mentre sta lavorando qualcosa, lasciarlo scivolare apposta lì a terra. Ok, fai un tiro di furtività. Okay. O di rapidità di mano, scegli tu. Allora, penso che siano più o meno identiche le cose per me, appena mi si apre la scheda. Rivolta di questa di allora, vorrei... se, Master, se sì, credi che io possa avere l'accortezza di vedere questa cosa, vorrei aiutarlo facendo cadere qualcosa sul porticato. Va bene, va benissimo. Quindi fallo con vantaggio, Yuri.
Ok. Boom, dai, grande il vantaggio, ci ha salvati. Lanci... Allora, è appunto, come diciamo, è contemporanea la cosa, quindi Azuk fa vedere la tua mossa, è come se i vostri sguardi si incrociassero. Tu, Azuk, ti metti lì, dai, diciamo, per sbaglio, un colpo su una cassa di legno che cade a terra. Andate a prenderlo immediatamente. Se mi hai rotto qualcosa, te la faccio pagare. Oh, sono terrorizzato. Nel frattempo tu, Mere, hai dato questo, hai lanciato, hai messo da una parte questo appunto bisturi verso un bambino il quale ti guarda speranzoso ringraziandoti, lo prende immediatamente e lo nasconde. Lo avvolge in un pezzettino di carta, più che altro la lama, cioè in un pezzettino di stoffa la lama, ovviamente per non farsi male, e poi lo nasconde in una tasca che ha. E andate via. Non appena cominciamo ad allontanarci, io vi dico, i bambini sapevano a chi apparteneva. Azuk, forse te ne sei accorto anche tu che avevano cominciato a bisbigliare, e il piccolo mi ha detto che effettivamente è un goblin zoppo che porta questa tipologia di cose qui, e che guarda caso stanotte ci sarà un incontro. Beh, sarà il nostro momento per agire, allora. Già. Insieme alle tenebre, quando non ci sarà neanche la luna a rischiarare i nostri cuori. E mi vedete un attimo che riserro un attimo i pugni, quasi a ripensare al tipo, e vi dico... Cosa facciamo? Abbiamo ancora parecchio tempo prima che ci sia il calar della luna. Vogliamo continuare a procedere con le indagini? C'è qualche pista che ancora non abbiamo effettivamente toccato? Mi piacerebbe sapere qualcosa di più su questo reggente della città che è stato nominato dall'ufficiale. Bruin Ashford, mi sembra di ricordare. Forse in qualche modo è coinvolto in tutto questo, o è semplicemente qualcuno che è stato nominato. Però se si protegge qualcuno, di solito lo si protegge se è in alto. Se questa è la persona più in alto. Ma più che proteggere qualcuno in alto, di solito la gente protegge qualcuno cui è affezionato. Non lo so. Già. Non lo so. Quante ore mancano al calar della luna? E mi guardo un attimo il cielo per capire più o meno quanto tempo di luce ci resta. In realtà poco, nel senso al massimo saranno 2 orette, perché comunque da quando avete fatto tutto, avete iniziato le indagini, siete arrivati, avete cominciato, avete parlato eccetera eccetera, è passato un bel po' di tempo, quindi anche per attraversare la strada, quindi non manca effettivamente tanto. Ok, tu sei sicuramente il più esperto di noi in battaglia. Direi che sai te quando sarà il momento di appostarci, dove e come cercare di intervenire durante questo scambio. Hai già qualche idea? Sarebbe bene utilizzare gli angoli morti sulla parte frontale del suo negozio. Dovremmo cercare di utilizzare qualche cassa o qualcosa del genere per occultare ulteriormente la nostra presenza, meno siamo visti meglio è. In ogni caso, cerchiamo il viottolo più stretto e più isolato e rimaniamo in osservazione. Dopodiché, quando sarà il momento, ci gettiamo nella mischia.
Ok, quindi decidete di aspettare per tutto il tempo appunto necessario, fino a quando effettivamente la fornace comunque sempre viene mantenuta accesa per ovvie motivazioni, le luci però cominciano ad affievolirsi, e a un certo punto, dopo che le strade cominciano a diventare sempre più deserte, intravedete una piccola figura zoppicante che si muove lateralmente alla struttura e che a un certo punto bussa non dalla porta principale, quindi da dove siete venuti voi, ma da un'altra che comunque, avendo la vista, avete fatto appunto un giro del circondario, Azuk tu hai visto effettivamente che c'era quest'altra porta e avete stabilito effettivamente che avete, cioè è logico pensare che comunque mettersi in una posizione di vista di entrambe le porte fosse la cosa più sensata. Quindi guardate la porta, lui bussa, la porta si apre ed entra. Come ci vogliamo muovere? Volete avvicinarvi a Azuk? Tu che cosa consigli? Le possibilità sono due. O ci avviciniamo e cerchiamo di carpire quanto più possibile, oppure un'imboscata quando uscirà. Non sarebbe male riuscire a sentire effettivamente quello che si dicono, perché magari a noi potrebbero dire altro. Io non sono equipaggiato in modo da fare un'operazione furtiva, però ha senso quello che dici. Allora, a questo punto effettivamente si vedono magari le figure che si sono lievemente, che ne so, avvicinati a una finestra o in un punto tale in cui noi possiamo magari metterci sotto, magari io e Mer, che siamo quelli un po' più piccoli e meno ingombranti. Tu sei pure ingombrante? Forse oddio, che si può mettere. Oddio, in realtà siete tutti e tre che siete molto alti, e cioè tu sei alta 2 metri e qualcosa, Azuk 2 metri e qualcosa. Un po' meno, però non ho l'armatura. No, quello no. Pesante come gli altri. Quindi... Sì. Ti puoi cercare di fare, cioè muovere con furtività. Leggera, però ho tipo 0 destrezza, cioè ecco. Sono va bene, ok. Allora vi guardo e vi dico: voi due a questo punto appostatevi in modo tale da bloccarlo una volta che esce. Io pregherò con tutte le mie forze che mi venga data la giusta abilità nel poter origliare senza farmi notare, e proverò a mettermi il più vicino possibile a una delle finestre per origliare. Fruttività. Esatto. Io invece, master, mi casto guida. Dai che ce la puoi fare, dai che ce la puoi fare. Lo benedico. Ecco, faccio appunto questa piccola preghiera e mi casto guida. Ok, dimmi Mere. No, sarò lì tutto il tempo solamente a osservare se ci sono movimenti che escono essenzialmente dalla stanza. Il mio obiettivo è quando qualcuno esce, per dare tempo magari a lei di scappare, puoi dare un piccolo vantaggio, è castare unto sul pavimento. Quindi proprio okay, lanciare una boccetta di olio, così appena uno esce rischia di inciampare ed è magari un po' più chance di ok darsela. Va benissimo, quindi tu prepari questa azione. Preparo, questa azione, esatto, così preparo l'azione di castare unto. Azuk, tu presumo tu, data la tua stazza, ti metti proprio nell'oscurità per non farti vedere. Sì faccio da palo in questo okay momento, proprio obiettivo fare da palo. Perfetto. Runa, tu cominci a camminare cercando di essere appunto il più furtiva possibile. Fai qualche rumore, però continui ad andare avanti. Arrivi nella zona di una finestra. Senti effettivamente che c'è un vociare. Vedi però che i vetri sono abbastanza spessi, probabilmente per mantenere anche il calore all'interno. Quindi non si riesce a comprendere perfettamente quello che stanno dicendo. Probabilmente parlano di voi. Probabilmente parlano, dicono la parola cadaveri,
pagamento. Ok. Non capisci tante altre cose. Poi però capisci una parola. Fogne. Ok. L'ultima cosa, sbirciando, stai per vedere che il goblin sta per uscire. Oddio, cerco di levarmi il più velocemente possibile e di nuovo mi... ti faccio furtività. Sì. Dandomi guida, sperando che... Madonna. Ah, buon Dio. Okay, meglio, molto meglio. Vai molto veloce, ritorni indietro. Vedi che il goblin esce, apre la porta e si ferma lì. Guarda attorno. Fa un passo indietro. Dice, è come se si gira all'interno, come se stesse parlando, e poi si mette davanti la porta. Mere, tu hai lanciato là davanti. Sì. Lui guarda in basso. Si cala proprio quasi a filo del pavimento. Va un po' indietro e fa un salto. Bastardo, che mi sono fatta sgamare poco fa. Cavolo. Si guarda attorno. Ovviamente vedete, cioè, è sempre incappucciato, attenzione. Comincia a correre. Proprio scatta. Da che era fermo a che scatta come una belva. Corro dietro. Ok. Prova di destrezza. No! Tu cominci a scattare. Ti metti proprio a due zampe e cominci a correre come un forsennato. Però sbatti contro delle casse di legno che non avevi previsto. Lui l'hai visto saltare poco, cioè qualche istante prima, in maniera estremamente agile, saltando su una e sull'altra e andando oltre. Tu non le hai viste perché era quasi dietro un angolo. Hai sbattuto contro queste scatole di legno e sei andato capicollando. Runa, Mere, cosa state facendo voi? Dardo tracciante. Finché ce l'ho portata. Ferro proprio. Esatto. Sì, cavolo, perché deve essere appunto riconoscibile. Tanto ormai ha sgamato che stavamo facendo qualcosa, quindi gli casto dardo tracciante addosso. Ok, fai questo attacco. Esattamente. Ok. Mamma mia, che paura, 15. Aspetta un attimo, devo controllare soltanto una piccola cosa. Allora, vedi che il dardo tracciante lo sfiora. Lanci questi dardi, sfiorano il suo corpo. E lo vedi ovviamente svoltare. Tuttavia, cominciando a correre pure voi, Asuk, tu ti sei rialzato, Mere, tu penso che sei dietro, sì, ovviamente. Vado. Cominciate a correre e vedete che ci sono, seppur piccole, delle tracce. Ok. E niente, proviamo a... Ma l'ho praticamente tipo strisciato? Ci sono tipo tracce di sangue? L'ho strisciato? Tipo... Sì. Ok, almeno questo. Va bene, e cominciamo a correre pure noi... Ok, sì, sì, sì. Asuk, anche se a un certo punto le tracce cominciano a quasi a scomparire, tu percepisci a un certo punto proprio cioè fate un po' di strada ovviamente, però c'è quell'odore di sangue che per te è ovviamente inconfondibile, senti quell'odore proprio metallico che è tipico del sangue, però siete arrivati in una zona con...
diverse abitazioni. Però non riesci a vederlo. Io ovviamente, il tempo che siamo arrivati un attimo, col fiatone, vi dico, ho sentito una cosa, fogne. E comincio a guardare per terra per vedere effettivamente se ci sono tombini o cose. Ok, potete farmi, se volete, una prova di percezione. Azuk, tu con vantaggio. Non ci sono segni, non ci sono tombini. Tuttavia, è come se a un certo punto aveste sentito tipo qualcosa che rotolava non lontano da voi. Ma a qualche metro. E infatti, Mere, tu vedi che c'è tipo una specie di latta che sta rotolando per terra. Ma verso di noi? No, 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 da un altro lato. Vado lì, cioè vado verso quella latta. Vai verso quella latta. E sembra che ci sia una specie di grossa scatola di legno. Considera che è grande per contenere un goblin. Potenzialmente, se è stretto e raggomitolato, tecnicamente sì. Ci sono tante altre casse, appunto, perché siete sempre in una zona, diciamo, portuale. Però tecnicamente sì. Mi avvicino a quella. Ok. E mi ci siedo sopra. Senti scricchiolare, ovviamente, il legno. Senti tipo una specie di leggero squittio. Ragazzi, mi sa proprio che l'abbiamo perso. Sedendosi ancora meglio. Ogni tanto mi dico sì, esatto, e faccio tipo cenno di avvicinarmi. Ok, ci avviciniamo. Un po' perplessa. Guardo Azuk se si è ripreso dall'essere praticamente accappottato mentre stavamo correndo. Evito lo sguardo per l'imbarazzo. Oh, ti guardo e ti dico, ok, e adesso cosa facciamo allora, dato che l'abbiamo perso? Azuk, siediti anche te su questa cassa, sicuramente il peso reggerà entrambi. No, reggerà il peso di entrambi. Sai cosa ti dico? Togliti di lì. Guarda, aver perso quel piccolo bastardello mi ha fatto veramente incazzare. Userò il mio spadone per distruggere la cassa. Ah, bello, tira il bersaglio con la spada, ottimo. Ok, allora mi alzo proprio perché so che non scherzi. E mi alzo dalla cassa. La cassa fa di nuovo il rumore dello scricchiolio. Allora, state pronti perché non ci andrò piano con questa cassa. Quindi uno, due e... Fermo! Ah, in questa città abbiamo un grave problema di casse parlanti, eh? Vedi che la cassa si apre un poco. Già sono zoppo, non voglio diventare anche una fettina di... carne. Vedete spuntare questo esserino? Mamma mia. Oh Cristo. Che brava persona, proprio mi fa venire voglia di fare affari con lui. Tu bestione, ti prego, posa quella spada. Non voglio diventare una fettina di goblin. Va bene. Ma lo faccio per me. Ok, grazie. Lui si sta fasciando un po' il braccio, che vedi ovviamente essere colpito. Cioè, sta sanguinando. Ma che cosa volete da me, scusate? Sono un onesto cittadino di questa città. Senti, non abbiamo voglia di tante rotture di palle. La luna è scesa, noi abbiamo sonno, siamo in giro tutto il giorno a parlare con dei farabutti. E tu probabilmente sei uno dei peggiori.
dacci le risposte e Runa e il mio amico Azuk non ti faranno del male. Risposte a cosa? Non mi avete fatto domande? E quindi se non vi dispiace... se non vi dispiace io andrei a casa. Lui comincia a togliersi, cioè a uscire dalla cassa, e quindi è stato un piacere, grazie. Fiamma sacra sulla mano. Lui appena vedi questa cosa si ferma con la gamba. Rimetti la zampetta lì dentro. Da bravo. Sto scomodo là dentro, sapete, sono troppo. Rimetti la zampetta lì dentro. Devo tornare a casa. Sì, sì, ci arriverai più tardi. Metti la zampetta lì dentro. Rimette la zampa dentro. Molto bene. Ma che cosa volete da me? Ancora non mi avete fatto una domanda. Quali affari gestisci con il vetraio? Beh, sapete, mia nonna ormai è abbastanza anziana, voleva... No. Gli faccio cenno, mostrategli il gengillo. È detta così. Merk abbassa i pantaloni. Cosa? Togli la spilla, ma ce l'aveva nei pantaloni la spilla. Era... Per un attimo ho avuto paura, ho detto che cos'è? E gli mostra la spilla. Bella! Ho chiesto al vetraio di farne una molto simile proprio per mia nonna. Sì, va bene. Quindi il vetraio produce degli oggetti fatti da lui che non firma e che poi tu smerci? Lui si guarda un po' attorno, si gratta la testa. Sì, sì, è proprio così. Sì, 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 sì. Faccio diventare la fiamma più grande. Io ero tranquilla, sono quella più tranquilla e moderata del gruppo, ma veramente, dopo aver parlato con non so più quante persone oggi, sono veramente stanca. Quindi facciamo così. Per ogni bugia che tu dirai, io ti faccio una bruciatura diversa, una cicatrice diversa. Vediamo se riusciamo a farti tornare bello. Che dici? Tanto ti posso curare. Ti curo e ti ribrucio. Ti curo e ti ribrucio. E posso continuare così quante volte voglio. Lui guarda tutti e tre. Poi a un certo punto guarda Azuk e Mere. Ma il criminale è lei, non sono io. Mi vuole bruciare, poi curare, poi bruciare, poi curare, poi bruciare, poi il criminale sono io non ho fatto niente. Questo è da vedere. Forse non hai fatto niente, forse hai fatto qualcosa. Nel dubbio è meglio bruciarti. E curarti. E bruciarti. Tutti insieme. Benissimo. Innanzitutto dici il tuo nome. Io sono Gruulk e... Beh, e soltanto dovevo riscuotere un pagamento dal vetraio proprio per una cosa. Gruulk, sappiamo tutto su di te. C'è molte cose, il resto devi finire Telda. Il quadro, sappiamo che portavi dei cadaveri dall'obitorio fino a casa del conciatore. Sappiamo che il conciatore è morto e che la tua spilletta era lì. Sappiamo che la spilletta l'ha fatta il vetraio. Sappiamo che il vetraio è un pezzo di merda che tu fai affari con lui. Ora devi dirci tutto quello che manca. È soltanto questione di soldi. In realtà non lo metto in dubbio. Non siamo qua a discutere dei tuoi affari. Siamo solo curiosi di sapere dove conducono. Ecco. Se lo dico mi uccidono. Se non lo dici ti uccidono lo stesso. E no, non funziona così. Perché se mi uccidono potrei diventare qualcosa di ben peggiore. Di un semplice cadavere. Ecco, io non voglio diventarlo. Ecco. Cosa? Per certe persone la morte non è la cosa più
più strana, ecco, c'è chi ci gioca con la morte e quindi comincio a alterarmi ancora di più. Chi gioca con la morte? Cos'è questa blasfemia? Beh, c'è gente che fa cose che tipo come quella che fai tu. Quella cosa. Posso capire che sta parlando di necromanti? Intuizione? Ok, perché c'è Runa che sta cominciando a perdere la brocca. Dalle informazioni più o meno che ti sta dicendo, potresti pensare che in realtà si stia proprio riferendo alla necromanzia, in realtà. Ok, quindi branca generica, anche perché fare cose con i morti, insomma, non lascia molto spazio alla fantasia. Esatto. Vedete palesemente che la fiamma sulla mano di Runa comincia a pulsare, tipo... Bene. Ho sentito anche che parlavi di fogne. Sì, no, in realtà erano le... Caradogne, buonissima verdura che cresce fuori dalla città, sì, e che quindi mi piace molto. E perché portavi i cadaveri dall'obitorio al conciatore? E cosa ci stava facendo il conciatore? Io questo non lo so, te lo giuro. Non lo so. Lo immagino. E non ti è sembrato strano che... a un certo punto la persona a cui portavi i cadaveri è stata uccisa e ritrovata in malo modo? Ma ti sei vista attorno? Beh, qua la gente scompare e fa cose che cioè, non credo che interessi a nessuno. Oltretutto questi quei corpi poi erano o cremati. Io verso Asuk gli faccio: senti, guarda, non vuole parlare, quindi tanto più che farlo morire dagli altri, ammazzalo tu. No, che ammazzalo? Cosa? No. Hai detto che se parli muori, ti faccio vedere che se non parli muori comunque. Tanto, vedi che proprio spengo la fiamma. E vabbè, poi facciamo una cosa. Io parlo, però... voglio la garanzia che nessuno mi uccida, quindi vi prego portatemi dalle guardie, così almeno loro mi proteggono e quindi... Ma qua tutti vogliono essere arrestati, non ho capito. È un vizio dei goblin a quanto pare, il loro feticismo. Io mi abbasso, conficco la spada al lato della cassa e parlo proprio verso il goblin a voce sostenuta. E proprio riguardo quelli a cui dovrebbe importare, le guardie, gli ufficiali, qual è il loro posto in questa questione? Loro sono l'autorità, quindi devono giudicare i crimini e mi sbatteranno quando in galera, dove tecnicamente... Hai ancora voglia di prenderci per il culo. Ma è la verità. In che modo sono immischiati i vostri affari? Questo non lo so. Ah, in che modo non lo sa, ma significa che sono immischiati. Ad esempio, non ho detto questo. Zakara. Non ho detto. Chi? Zakara. E chi è? L'ufficiale. Quale? Il capo delle guardie. La donna giovane. E che ne so io? Mi sembra sincero? Solo un'intuizione per vedere se... Vai, fate intuiziones. Anche perché, cioè, mi sto cominciando a rompere le scatole. No. Ehi. Oh, grandissimo. Sta dicendo... Allora, è come se stesse dicendo una mezza verità e una mezza bugia. Ok. Allora, probabilmente lei non c'entra. Ma vogliamo sapere chi all'interno delle guardie c'entra. Io non lo so. So che... Allora... io... Sì, va bene. Allora, conosco l'ufficiale. Sì, ma lo conosciamo tutti. È l'ufficiale che di solito va in giro. Così, sempre lì, insomma. Là. Ma non lo so chi è coinvolto, ok? Non lo so. Allora portaci
nelle fogne dove ci sono evidentemente gli altri cadaveri o dove ci sono le persone che fanno cose strane. Adesso. Nelle fogne? Sì, nelle fogne. Ma sono bloccate, stanno facendo dei lavori e quindi... Allora, facciamo una cosa, visto che non c'è nulla di cui preoccuparsi, io ti... Da questo momento in poi io sto bluffando proprio palesemente. Sì, sì, l'avevo capito. Io ti farò un incantesimo addosso che ci dirà l'esatta posizione in cui sei. Ci permetterà di vedere e sentire con i tuoi occhi. Ti mandiamo nelle fogne per conto nostro, dato che non c'è alcun problema. Tu ti fai questa passeggiatina, ci fai vedere come sono combinate, dopodiché noi ti consegniamo alla giustizia. No, non sarà necessario, in fondo io non è un posto troppo brutto per me, le fogne, quindi in caso perché dovrei andarci io? Posso ordinarti di farlo, questa volta sono sul seria, posso ordinarti di farlo? Beh, in tal caso io posso evitare di venire con voi, però vi indico il posto, vi indico tutto, ma io non voglio entrare, vi prego. Ci indichi il posto, chi è coinvolto, chi c'è dietro e chi è che vuole ucciderti? Io vi porto lì che è meglio. Mi giro verso gli altri due, almeno abbiamo un punto di partenza. E vedi, cioè tipo ci sono io super... Che sto guardando con un'ammirazione totale. Cioè, che incantesimo super potente può fare? Pazzesco. Non so neanche. Mentre esce dalla cassa, io estraggo un'accetta, la mostro, la faccio proprio oscillare davanti al naso ed esclamo: se provi di nuovo a scappare, te la trovi al centro della testa. E la rinfodero. Lui tira un po' il colletto. Va bene, cercherò di fare il possibile. Cominciate a seguire questo goblin zoppo che vi porta appunto nelle varie stradine della città, vi porta un po' più lontano da dove eravate prima. A un certo punto si ferma davanti a quello che è una entrata veramente, diciamo, grande, con delle scale lì sopra, quindi sopra l'entrata ci sono scritti, ci sono delle lettere. LVI 56. È precisamente l'entrata, la sezione 56. E io oltre di qui non mi spingo. Ve lo sto dicendo, potete... No, potete uccidermi, no, altrimenti non avrei concluso niente. Vi prego, non fatemi entrare qui, vi prego. Cosa c'è qui sotto di cui hai tanta paura? Beh, ecco, sono le fogne. Si dice che ci sono gli alligatori nelle fogne. Pensa una cosa. Se tu hai così tanta paura e non vuoi entrare perché pensi che morirai, e noi ci stiamo entrando, significa che al 90% noi di qua dentro non usciremo mai più. E quindi tu non avrai più problemi. Quindi, diccelo adesso. Tanto noi entreremo, moriremo e... non ci incontreremo mai più, ma almeno ci toglierai il dubbio. Beh, vorrei farti una prova di persuasione. Ok, vai. Lui ti risponde: beh, voi siete grandi, grossi, io sono piccolo, e quindi avete più probabilità che a voi non succeda niente, perché vi vedranno, vi si spaventeranno gli alligatori e quindi non succederà nulla. Io invece sono piccolo, mi vogliono mangiare, ho la carne tenera, le ossa piccoline, mi distruggono tutti, gli alligatori sono molto potenti. Non so se avete mai visto mangiare una tartaruga da parte di un alligatore. Vi prego, fatelo smettere. Allora, facciamo una cosa. Io vi apro la porta. Anzi no, guardate, vi do pure la chiave. La chiave, eccola qui. Vi esce proprio questa bellissima chiave fatta di ottone, con queste finiture molto molto belle, con nella parte retrostante la scritta 56, appunto, in numeri romani. Prego, prego, prego.
La afferro e la provo, tenendo gli occhi sul nane rotolo. Ok. Infili, clac clac, e i cancelli dell'entrata delle fogne si aprono. Do un'occhiata ai miei compagni. Non ci resta che farla finita, non credo che questo coso ci possa essere utile più a lungo di così. Già. E nulla, guardando in modo sprezzante il tipo, entreremo. Con la chiave ce la teniamo noi, quantomeno. Ovviamente. E prima di entrare mi guardo, mi svolto verso di lui un'altra volta e dico: tranquillo, se usciremo da qui poi parleremo con le guardie come ci hai chiesto. Grazie, grazie, molto gentile da parte vostra, sì, sarà la cosa più opportuna che voi parliate con le guardie per fare in modo che io venga interrogato e tutto, insomma, sì, grazie. Comincio a chiudere la porta perché tanto non ce ne usciamo più da questo tipo. Sì, anche perché lui, mentre stavate parlando, lui già stava andando, stava facendo passetti indietro e a un certo punto... tipo salutandovi questi con la mano, sì sì grazie, arrivederci, ah! E cominciamo a correre, cioè correre per modo di dire, zoppicando. Penso che all'interno ci sia buio. Scendete queste lunghe scale che veramente sembrano quasi troppe per il luogo in cui state scendendo, e vi mostro precisamente il punto in cui siete. Vedete che c'è questa, chiamiamola quasi caverna sotterranea, dove sentite il fruscio dell'acqua sotto di voi. Vedete anche la muffa, i residui comunque anche di alghe che hanno, e di piante che hanno cominciato, diciamo, a uscire fuori dalle pareti. Vedete anche davanti a voi queste torce che illuminano questa specie di passerella fatta interamente di pietra. Ok. E nulla, direi che con passo abbastanza deciso, guardandoci ovviamente sempre attorno per vedere se c'è qualcosa che non va, quindi direi un tiretto di percezione, mi sa che ce lo buttiamo. Cominciamo a spostarci all'interno di queste fogne. Le torce a muro sono estraibili? Sì, sono estraibili. Allora io mi avvicino, la tolgo dal suo sostegno e con l'altra mano prendo l'accetta, la estraggo, mi armo e proseguo. Ok. Qualcuno ha fatto un tiro di... percezione. Ah, perdonami. Non ha... Intanto io... porca miseria, ogni tanto... Cioè, ragazzi, state facendo più 20 voi in questa serata che, cioè, tipo io in tutto un mese. Comunque, il luogo è abbastanza malsano. Sentite che c'è veramente puzza, giustamente, perché comunque è sempre una fogna. Vedete anche dei ratti... degli scarafaggi che guizzano a destra e a sinistra. Qualcosa sembra anche muoversi all'interno dell'acqua, però è scura, quindi non si riesce bene a vedere. Ogni tanto sembra fuoriuscire e poi rientrare. Ogni tanto sentite anche qualche bolla che proviene dall'acqua. Blah, blah. E poi qualche altra cosa che si muove. Sentite il rumore di acqua che gocciola, ma Mere, in particolare tu, più di tutti, senti una puzza terribile di putrefazione. Mi metto una mano sul volto, coprendomi un pochino con una maglia, una benda che ho nel mio inventario. Ragazzi, qua siamo nella merda fino al collo, mi sa. Sembra che tutti gli otti cadaveri
siano seppelliti qua dentro dalla puzza che c'è. Azuk, tu, una volta che ti concentri un attimo, percepisci anche tu in maniera pressante questa puzza di putrefazione e riesci anche a seguirla volendo. Ma mi dovete fare, per cortesia, un tiro salvezza su destrezza, perché il terreno su cui siete è di pietra, bagnato con la melma, quindi è molto sdrucciolevole. Mamma mia. Ecco, e... No! Visto tutti i venti che avete fatto prima, eh? Porca miseria, va. Runa, tu bene o male riesci a, diciamo, pattinare, esatto, a pattinare un pochino sulla cosa, cioè sul terreno. Mere e Azuk, voi perdete, cioè non ve l'aspettavate, cominciate a camminare, a un certo punto scivolate, fum, cadete dall'altro lato. Vi do la possibilità, Azuk con gli artigli e Mere all'ultimo minuto magari con il martello, con le mani, di fare una prova di destrezza, anche in questo caso, per vedere se riuscite ad afferrarvi prima di cadere in acqua. Dai, anche anche in questo caso non ve l'aspettavate, non riuscite ad afferrare, cadete interamente in acqua. Puzzerete per un mese minimo. Vi rialzate. A parte Azuk, che tu hai il pelo completamente una pietà. Sentite la puzza terribile. Guardo verso Mere. Adesso siamo nella merda. Guardandomi, vedi che io esco dall'acqua con delle alghette che mi coprono la testa. Sembra farmi dei capelli, cosa che non ho mai avuto fin da quando sono bambino, praticamente. Perché finisce sempre così, Azuk? Perché? Sempre noi due. Cerco di togliermi di dosso la zozzeria con scarsi risultati. Sentite qualcosa che vi passa verso nella zona delle gambe. Do un'occhiata stranita verso Mare. Guardo in basso. Guardo lì, poi guardo in basso. Guardando in basso non riesci a vedere nulla perché l'acqua è completamente putrida ed è interamente scura e nera. Fuori. Fuori. Mi slancio verso la passerella pietrosa. Ok. Usarli anche se non so quanto... Cioè... Guidali. Sì, l'unica cosa che posso fare, non fisicamente, ma vi benedico. Prova di forza per tirarvi su da fuori e cominciare a scalare la parte lì. Atletica. La parte, voglio dire. Cosa? Atletica o forza pura? Forza. Forza pura, ok. Test caratteristico. Azuk, tu esci fuori gli artigli. Azzicchi proprio nel muro gli artigli e cominci a scalare con un'agilità appunto felina che ti appartiene. Mere, tu, avendo giustamente le mani con la melma è anche nella zona del muro, scivoli, non riesci ad attaccarti bene, quindi riscendi, cioè scivoli verso sempre l'acqua, non riesci a trovare l'appio giusto per cominciare a salire. Ed è lì che senti qualcosa che si avvinghia alla tua caviglia e cerca di trascinarti giù. Mere, tu vedi che c'è questa sorta di tentacolo grosso che ti sta trascinando giù. Non è lungo, è grande, però a un certo punto, come se i tuoi occhi quasi si abituassero, per quanto possibile, e anche grazie al riflesso della luce di sopra, vedi che c'è questa sorta di enorme piovrone che
ti sta cercando con gli altri tentacoli di prendere e trascinare giù. Vorrei provare a liberarmi dalla, dalla sua presa, tipo cercare di con le mani di togliere la, le ventose attaccate alla mia gamba, cercando di staccarle. Ok, vuoi farlo a mani nude o utilizzando un qualche cosa, un coltello, eccetera? Perché già a priori ti dico che se cerchi di farlo a mani nude, conoscendo comunque la capacità di dei polpi o comunque delle piovre, dei loro tentacoli, è veramente difficile riuscire a staccarli. Quindi o in quel caso devono essere tagliati o allora, bruciati. Allora, io nel mio inventario ho un piede di porco. Si stappa! Esatto. No, perché non ho nulla di tagliente, non ho letteralmente nulla di tagliente. Ok. Se non dei chiodi da rocciatore, che sono quei chiodi abbastanza grossi che puoi infilare nella parete per reggere il tuo peso. Il che potrebbero essere utili proprio per infilarli dentro, okay, tipo spiedino nella allora piovra. Farò così, prenderò uno di questi chiodi, lo strago dalla mia borsetta, inizio a cercare di colpire il tentacolo. Ok, fai un tiro di diventi semplice con la... facciamo forza, in questo caso mi va anche bene con forza, così vediamo se riesci a... degli attributi. Sì, sì, sì. Tu prendi in pratica questi chiodoni enormi, cominci a conficcarli ripeto, a mo' di spiedino nei tentacoli. Alcuni tentacoli cominciano a strapparsi e vedi che anche comincia a perdere qualche, diciamo, un liquido dal suo interno. Qualcun altro riesce a mantenersi, diciamo, ancora per poco, fino a quando ovviamente anche lì, pam, 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 pam. Il piovrone sembra allontanarsi da te, appunto. Provo a riemergere. Riemergi con un po' di difficoltà, perché c'è la melma comunque che è bella pesante, ti si accumula di sopra. Riesci a riprendere nuovamente il respiro. Voi, Runa e Azuk, vedete finalmente che... proviamo a tirarlo su. Cioè, okay. Proviamo a tirarlo su. Ok. Mere, puoi fare la prova con, diciamo, di forza, in questo caso con vantaggio, dato che loro appunto ti stanno aiutando a risalire. Perfetto. Quindi okay, quindi tu fai, diciamo, ti slanci verso l'altro, cerchi di afferrare una pietra, afferri un'altra, loro da sotto ti sollevano e riesci materialmente a essere di nuovo sopra. Sono chino sul pavimento che sto praticamente sputando schifo, cioè tutto quel liquido che comunque in qualche modo mi è entrato anche in gola, perché nella paura ho aperto la bocca e ho provato a respirare, mi è entrato nei polmoni e nello stomaco, lo sto soffiando fuori. C'è una creatura lì sotto. Me ne sono accorto. È pericolosa e grossa. Ha cercato di trainarmi sul fondo. Ora avvicinatevi all'acqua. Vai. Ok, vediamo di non ricaderci dentro. Master, so che non è tecnicamente l'uso corretto di questo incantesimo, però io chiedo. Tu parla. Se utilizzassi distruggere acqua, ovviamente non nelle fogne, ma nella parte melmosa di dove stiamo camminando, in modo tale da togliere la parte liquida e rimanere, anche se rimane, diciamo, la melma, ma si pietrifica, ok? Si solidifica, per evitare di scivolare. Considera che io lo posso fare per 40 litri d'acqua. Ok. Se me lo potessi concedere, che invece di essere, perché giustamente è scritto a contenitore, ma se fosse spalmato sulla superficie per appunto essiccare la zona e poterci permettere di camminare senza scivolare. Mi sta bene, va bene, perché comunque è un uso, diciamo, un po' diverso, però comunque mi va abbastanza bene. Tu puoi utilizzare appunto questo incantesimo e risucchi proprio l'acqua, la dissolvi, ecco, per fare in modo di mantenere soltanto le alghe. Sì, lo puoi fare in questo caso. Quindi vedete piano piano che lei, man mano che va emanando questo incantesimo, vedete che l'acqua si va appunto asciugando sempre di più, fino a che ovviamente lo strato che c'è nella pietra non è più melmoso, ma è solo di alghe e cose che neanche vi sto a dire. Schifezze varie. Esatto, schifezze varie, però appunto secca, sì. Ok.
quindi appunto mi vedete che comincio ad andare davanti e sempre parlando, a meno che non parlate di draconico, non lo so se lo capite, comincio a lanciare questo incantesimo e man mano che avanzo praticamente come appunto se i liquidi, le goccioline d'acqua praticamente schizzassero fuori e si dissolvessero, no, in questa sorta tipo di nebbiolina, diciamo così. Okay. E vi dico: ok, state attenti dove mettete i piedi, perché l'ho fatto ma in un raggio limitato, infatti vedete non è che è tutto tornato completamente secco, però insomma sicuramente meglio di prima. Cerchiamo di passare dove sono riuscito a fare questo. Ok, utile, muoviamoci. Azuk, man mano che tu avanzi sempre di più, l'odore diventa sempre più pungente. Mi metto in schivata mentre proseguo. Ok, piccola cosa, considerate che davanti a voi c'è proprio quella enorme ragnatela così com'è. Cioè, è una ragnatela messa trasversale, quindi che va dalla parete fino a terra, che vi impedisce precisamente di muovermi, o comunque sarebbe veramente tanto complicato riuscire ad attraversarla. Quindi praticamente partiamo dall'alto fino al fondo, cioè dalla parete dal soffitto al pavimento, intendo. Sì. Ok. Quindi il ponte e la via, teoricamente. Sì. Ora più accessibile. Man mano che andate sempre più in là, come vi dicevo, riuscite a... cioè sentite anche voi questo terribile fetore che, ripeto, diventa ancora più intenso. E... fatemi in questo caso una prova di percezione. 13 non ci credo. No! 17. Ragazzi, non ci posso credere. Bellissimo. Tra questa e quando abbiamo detto e lo brucia tutti insieme, è fantastico. Esatto, cioè, e che cos'è? Mamma mia. Siamo sincronizzati alla grande. Comunque, all'unisono, ecco, andiamoci così, proprio nello stesso istante in cui camminate, vedete che a terra cominciano ad esserci brandelli di qualcosa leggermente diversa rispetto a quello che avete visto finora, quindi alghe, escrementi, eccetera. Guardando bene, sembrano brandelli di carne. No, niente, ci continuiamo a far guidare dall'olfatto del nostro ferale amico e anche, suppongo, dai pezzi che troviamo. Mm-hmm. E niente, ragazzi, continuiamo facendo attenzione, che schifino. Continuate a muovervi. Continuate. Le luci sono sempre accese, quindi bene o male riuscite a intravedere quello che c'è in tutte sempre queste pareti molto particolari, cioè tutte ovviamente antiche e con la anche lì con la melma che piano piano si va diradando. E poi l'odore di putrefazione sembra andare verso destra, ma avete appunto due strade: o andate dritto e a destra, dove c'è appunto la ragnatela che è a terra, quindi va dalla parete fino a terra, ma c'è uno spazio ovviamente per passare, oppure a sinistra. Dove andate? Io lo sento di qua e indico a destra. Ok, ci lasciamo tranquillamente guidare. Io si sono sconvolto da quello che è accaduto, sono proprio zero, ti copro. Perfetto. Anche qui cominciate a sentire sempre di più il rumore dell'acqua che si fa più intenso, come se ci fosse pure una specie di cascata. Infatti in fondo avete visto che c'è proprio il canale di scolo che porta tutto lo schifo direttamente qui. Man mano che andate avanzando sempre di più, l'odore si fa più pungente, fino a quando andate in quella zona che appunto è ben evidente ai vostri occhi e vedete tutta una serie di corpi, cadaveri, scheletri. Il tanfo di putrefazione
in questo caso è intollerabile, è nauseabondo. Ci sono questi, tutti questi corpi. Alcuni sono più recenti, altri, come vedete nello scheletro, sono molto più vecchi. Se vi avvicinate, ovviamente avendo anche la torcia, riuscite a vedere che alcuni sembrano avere un uniforme. Dio, tipo quella delle guardie. Simile, ma non è quella. Ci ricorda qualcosa? Cioè, posso fare una prova per vedere se mi ricorda un uniforme di qualche altro paese, di qualche altro città-stato? In realtà ti dico subito di no. Potete avvicinarvi per vederla meglio, per vedere magari se ci sono dei dettagli più specifici. Sì, lo faccio. Ok. La giri e vedi che c'è comunque sempre il simbolo di, diciamo, della città di Mendulias Rock, appunto la città dove siete, e leggi proprio cucito la frase "addetto alle fogne". E quando giri il corpo di questo povero uomo, vedi che ha il volto interamente rimosso. Vedi soltanto lo scheletro, come se fosse stato quasi mangiato. Questa parte della, quindi la parte sinistra del suo corpo, tende a essere mancante, come se fosse stata proprio mangiata, strappata via. Al retro di qualche passo, appena vedo questa cosa qua che mi sconvolge, inciampando magari anche su qualche osso, sullo scheletro addirittura. Sì. E appoggiandomi poi alla parete. Anche perché, avendo voi visto, cioè ho visto appunto i tiri che avete fatto su Costituzione, siete talmente nauseati che quasi vi stordisce anche questa visione e anche questo odore. Avete svantaggio a tutte le prove di abilità per i prossimi 10 minuti, 10-15 minuti. Ok, io proprio mi porto le mani al naso e alla bocca. Dio, ma che hanno combinato qui? Che cosa stanno facendo? Questa città è malata. Io semplicemente appoggio il braccio alla parete delle fogne e mi appoggio con la testa per sostenere il puzzo e non aggiungo altro. Tossisco un po'. Il corridoio è chiuso in fondo? Sì. Direi di tornare su e a questo punto, onestamente, andare a dire quello che abbiamo scoperto, se siete d'accordo. I cadaveri sono quelli che vediamo, scusami. Sì, 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 proprio questi. 5, quindi. Sì, sì. Corpi. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in realtà. Ah, 7. Sì, sì, quindi quelli mi sa avvoltati. Sì, 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 quelli avvolti sono pure i corpi. Ok, 7, come i cadaveri spariti. Cioè, però l'ottavo era... No, l'ottavo era il conciatore. L'ottavo era il conciatore. Possibile? Quindi il conciatore non è qua teoricamente. Perché è su... Sì, infatti il conciatore è rimasto ancora lì. 7 più ora. Lui 8 teoricamente potrebbero essere loro. Quando fate questo ragionamento sentite anche lontano, o comunque non tanto, echeggiare rumore di oggetti, rumore di cose che si infrangono, e sentite Runa, più che altro tu, cominci a sentire una pesantezza magica. No. Vedete che proprio mi stringo il simbolo sacro e vi dico: ce ne dobbiamo andare da qua, sto cominciando a percepire qualcosa di orribile, e a questo punto te lo casto proprio, ti faccio... Vai. Decisa se fare percezione del bene e del male o protezione.
Considerando la situazione, allora, intanto ti faccio individuazione del bene e del male, perché, o quantomeno poi, man mano che ci okay. sto spostando ad area, dovrebbe dirmi più o meno dove si trova in modo tale da evitarlo. Ok. Okay. E quindi sì, te lo casto in modo tale da vedere dove non andare. Ok. Casti questo incantesimo e vedi che proprio vicino, più o meno, approssimativamente alla porta d'ingresso, c'è un'aura veramente malvagia. Vedete il simbolo che si illumina un po' e resta illuminato? Mi lo tocco e vi dico: dobbiamo andare via di qua. C'è qualcosa di veramente malvagio che sta arrivando e non so se siamo in grado di riuscire a destreggiarci. Quindi andiamo via e riferiamo quello che abbiamo scoperto. E man mano che ci andiamo spostando, io mi metto tipo un attimo davanti e cerco di fargli ovviamente strada. Ok. Man mano che vai, dimmi. Più che altro gli dico: stiamo attenti perché l'ho sentito da dove siamo arrivati, quindi dovremmo cercare a un certo punto una strada alternativa per tornare da dove siamo venuti senza incrociarlo. Man mano che andate camminando, tu, Runa, senti e percepisci ancora di più questa potenza. Senti che è morte, energia necromantica, intensa, pesante. Continuate nuovamente a camminare, a fare strada. A un certo punto sentite dei strani versi provenire alla vostra destra, oltre voi, quindi oltre il camminamento che c'è davanti a voi. Vedete nella penombra un corpo che si va muovendo in modo scomposto su tutta la passerella. Poi ve ne vedete un altro e un altro e un altro e un altro. Meglio combattere una battaglia da vivi il prossimo giorno che una da morti in questo momento. Giustamente. Ok, se volete potete fare un tiro di destrezza per cominciare a correre, anche perché nel momento in cui vedete voi è come se loro vedessero pure voi, e nell'istante in cui vi vedono li vedete anche scattare. E là, ragazzi, e che cos'è però stasera, porca miseria. Buono. Dai, ok, dai, no. Allora, quindi Asuk 18, Runa 21, 14 Mera. Ok, nel momento in cui loro scattano, scattate pure voi, mossi dall'istinto. Continuate, per fortuna che non c'è ovviamente la patina scivolosa, anche se poteva essere ovviamente posta a vostro vantaggio, ma loro sono comunque anche molto veloci. Vi do una possibilità per fare un'azione se volete impedirgli in qualche, se volete impedire in qualche modo a queste creature di raggiungervi in poco tempo, altrimenti... Beh, se superiamo questo ponticciolo... Sì. Sto muovendo ora. Sì. Faccio passare oltre di me i miei compagni e dopo con lo spadone recido il ponte. Ok. Ok. Passate. Tu sfoderi l'arma, dai questo colpo. Ok. No, va bene, anche perché il ponticciolo, bene o male, è soltanto, diciamo, di fatto di legno, corde varie, quindi abbastanza vecchio. Dai questo, quindi... Insomma, è molto debole. Dai questo colpo di spada che recide interamente le corde e anche una parte del legno ormai marcio. Il ponte crolla. Vedi che una di queste creature, mossa dallo slancio, cerca di saltare ma perde, cioè non prende bene l'equilibrio e vola. Anche perché comunque, se non anche se non si comprende bene, il ponticello è di almeno 4 metri, 4-5 metri. Quindi è, diciamo, un bel po'. Di conseguenza lui vola in acqua e vedete appunto che qualcosa da sotto lo trascina
portandoselo giù. Le altre creature sono oltre voi, che stanno quasi urlando di rabbia. Vedete che sono dei cadaveri. Sono degli zombie, ma non sembrano degli zombie normali. Degli zombie così scattanti non li avete visti mai. Soprattutto hanno degli intensi occhi misti tra il viola e il verde. Ma, ancora di più, è come se qualcosa nella zona del petto, cioè della scapola sinistra, brillasse. Una sorta quasi di simbolo magico che pulsa. Eruna, tu lo vedi molto bene. Non sai che simbolo magico è, ma riconosci l'energia che emana, ovvero sia energia necromantica. Azuk, tu riconosci essere comunque sempre delle persone estremamente grandi, cioè delle persone forti. Vedi che alcune hanno proprio un'armatura. Mere, tu riconosci che l'armatura che indossano è molto pregiata. Ha un metallo veramente bello, ben fatto. Cioè lo riesci a intravedere e comunque ha delle buone finiture, dei buoni agganci. Andate via, uscite. L'ultima cosa che sentite è l'urlo di queste creature che fa eco all'interno di questa stanza. All'interno appunto delle fogne. Uscite e chiudete a chiave. Proprio io mi appoggio alla porta. Per me, cioè, c'è blasfemia over 9000 in questo momento. C'è Rubio chi fuori dalle orbite. Che praticamente vi guardo, l'unica cosa che mi ha tenuto dal provare a consacrare quei corpi alla divinità è stato il fatto che non erano normali, non sembravano dei non morti normali, per così dire. C'era qualcosa di terribile e potente, probabilmente soltanto un intero squadrone di sacerdoti e sacerdotesse potrebbe abbatterlo. Non abbiamo le competenze per fare una cosa del genere. Dobbiamo immediatamente dirlo alle autorità. E se poi loro sono immischiate in ciò, problemi loro, sinceramente. Non credo di voler più entrare in questo discorso e vi guardo e rimanere in questa città a lungo. Hai ragione, Runa, non ne vale la pena. Riferiamo quello che sappiamo al Magister e poi, che ci paghi o non ci paghi, andiamoci al più presto. È una battaglia che fa per noi, Azuk. Seppur sembri una sfida interessante, mi dispiacerebbe vedervi morti, quindi concordo per questa volta. Quindi tornate nella caserma dove c'è appunto il procurator Alexis, come potete riconoscere appunto nell'immagine. Gli riferite tutto quello che avete visto, tutto quello che avete trovato, i vostri sospetti. Soprattutto fate riferimento a quei non morti, quell'energia. L'ultima cosa però, sentite le campane della città che suonano tutte all'unisono. Il tempo di una guardia spalancare la porta dello studio del procurator Alexis. La sentite urlare. L'energia necromantica si è diffusa in tutta la città. Siamo spacciati. Non possiamo fare più niente. La città è in preda al panico. Siamo tutti morti. Cari miei, le vostre scelte hanno condotto a questo.
e quello che succederà a Mendulias Rock è tutta un'altra storia. Grazie per aver giocato con me. Oddio!